faccio vedere il Lago Maggiore esondato. Perché per badare all'ombrello posso finire nel torrente, meglio farvi vedere così. Questo è il fiume, il torrente impetuosissimo, fortissimo, che sta venendo giù dai monti. Io sono qua ai bordi, però per farvi vedere la realtà dei fatti da vicino, eccomi qua. Sono qui con voi, beh voi state magari a riparo da tutto, spero di sì. E questo è un grande, grande torrente, adesso vi faccio vedere. Ecco. Presa diretta, stavo prendendo l'ombrello, meglio farmelo vedere così, perché guardate, per l'ombrello poi sapete cosa succedeva, mi finiva dentro il fiume e magari finivo pure io. Impetuosissimo. E lì l'Aveno, l'Aveno col fiume impetuoso. E di qua, scusate le riprese perché col tempo che fa io non è che posso riprendere abilmente, che posso dire adesso lo sistemo bene il video, faccio quello che posso. Sono pure senza ombrello in questo momento perché è meglio stare attenti al torrente che stare attenti all'ombrello, mi sembra più che giusto. Speriamo. Il Lago Maggiore dall'Aveno. Un traghetto ce la fa lo stesso a navigare.
riposa un attimo sulla panchina. Sarà comoda? Insomma, mi riposo sulla panchina, giustamente. Comoda. Comoda sulla panchina, giustamente. Senza bagnarmi, no? Il Lago Maggiore è esondato, è tornato pure il sole, sono tornati i cigni. 16 novembre 2014, Gennaro Gelmini, dal Lago Maggiore è uscito anche qui in piazza all'imbarcadero dei Battelli. Ecco un po' di immagini, i cigni, il lago esondato, oggi domenica senza auto, soltanto cigni. E qui abbiamo pure i sacchi posizionati per l'alluvione, pure i sacchi per l'alluvione posizionati già a bordo della strada. Non sanno che fare, c'è tanta acqua. Com'è? Come va? C'è troppa acqua? Piove troppo? Vabbè, piove troppo. Tanta acqua. Di solito sono più vivaci, certo, poverini, con tutta questa pioggia. Di solito sono più vivaci. Vi faccio vedere un ponte di legno che è crollato. È crollato il ponte di legno. Dalle cronache non sapevo niente, questo ponte è crollato, ma è più recente comunque. Ne transiteremo su un altro ponte e passeremo dall'altra parte. Qua c'è tutto praticamente il legname che ha portato il lago. Fate un po' voi, in diretta dall'alluvione.
Questo è un altro ponte che ha sempre resistito perché è fatto con una tecnologia proprio che riesce a stare anche sotto l'acqua, cioè praticamente passato dalle onde è sempre resistito. E qua da decenni, da quando ero bambino io, 40 anni, questo è un ponte talmente sicuro che transitiamo. Al di qua il Boesio è un fiume di Laveno che sfocia sul Lago Maggiore, inondati gli alberi, gli animaletti sono lì. Ci accingiamo ad andare sul cavalcavia Boesio per fare un po' di video dall'alto. Lì i monti il monte Sasso del Ferro sopra l'Aveno con le sue cascate diretta dall'alluvione col fiume Boesio che sfocia nel Lago Maggiore, eppure il giardino per bambini . La stazione ferroviaria col treno che mi ha portato fino a qui. Vi ricordate quando ho fatto il video da qui? Dall'Aveno, dal Lago Maggiore. I video precedenti naturalmente in giornate di sole. La ricordate la piazza della Fontana di un altro mio video di Laveno? Eccola! Eccoci qui sul Lago Maggiore, 16 novembre 2014, Gennaro Gioimini, Laveno sul Lago Maggiore, alluvionata. Siamo al parcheggio dei traghetti per andare sulla sponda piemontese, qui in Lombardia.